Benissimo, allora se la replica di Alberto è una replica, come dire, in realtà, allora è meglio che io ti cedo un attimo un posto mio e poi vengo dopo di te, diciamo, cioè, perché mi ero iscritto a parlare e quindi se vuoi. Ah, un po' sì. Ora, tra l'altro, non ho fatto a tempo, non avevo modo di prendere appunti, per quello che devo, se potevo rispondere volta a volta, magari faccio un microfono. Però comunque cerco di ricordarmi tutto e di chiedere un paio di cose. Intanto sono contento che quello che ho detto abbia, spero, cominciato a suscitare una discussione. Dopodiché, qualche piccola precisione, si parla di storia mi aspetto di quando stiamo parlando, non tutti sappiano di quello che stiamo parlando, e quindi ad uso di più un eventuale spettatore non introdotto. Dopodiché, vediamo se riesco a ricordarmi un po' tutto. Decidere, sono contento, ho sentito dalla periferia per portare cose all'interno. A che titolo? Se o quando la gente ci dice cosa ne pensa il partito di una certa posizione piuttosto di un'altra, allora siamo sicuri di poi portare il punto ufficiale di vista del partito, o magari noi organizziamo qualcosa per essere sbugiardati immediatamente dal centro. Per quello credo che sì, la nostra sensazione sia importante, perché come anche se è importante il fatto di avere una posizione concordata democraticamente, non imposta dall'alto, questo sì, alla quale attenerci. Quando tu mi dici cosa significa essere radicali, ci potete parlare di un assente, ma comunque sappiamo tutti quanti. Per lui è quello, perché essere radicali non è quello. Se vogliamo giocare con le parole, d'accordo, ci piace. Per me essere radicale è aderire a delle linee. E se io torno indietro al 56, perché allora l'erano? Adesso non si sa. Allora siamo tutti radicali, chiunque si sente radicale è radicale. E questa è la cosa che ho da questo punto di vista, capisci? Perché io posso a pieno titolo dire, ma sì, mi sento radicale perché credo a queste cose qua. Poi domani va a me e dice, che cazzo è detto? Non è mica vero, è così, perché prima lo pensava pure lui oggi, ma domani ne pensa un'altra cosa, vorrei dire un po' più chiare su queste cose qua. Questo ci impedisce di fare quelle cose che tu mi dici, cioè di entrare nella parte propositiva, nella quale io non sono entrato, perché intanto non credo che la parte propositiva debba venire da l'idea di uno, ma deve venire da un lavoro di gruppo, che è quello che ho suscitato stamattina, e che poi deve essere portata all'attenzione, cioè è un lavoro per strutture che io ritengo corretto, che se vogliamo è quello che manca, e che impedisce non tanto a noi che siamo all'interno, io poi tra l'altro all'interno non ci sono, io sono un simpatizzante da liberare, ma non ho mai avuto a che fare con le direzioni varie che sono succedute nel Partito Radicale, ma insisto, non è quello che ci diciamo fra noi, è come quello che noi facciamo viene percepito dal cittadino. Sono tutte belle cose, ma se chiedi fuori cosa sono i radicali sono quelli di 40 anni fa, non a caso quando tu vai a chiedere in giro, ah, i radicali, ah, Pannella, c'è cioè, sì, ma quando? Il referendum, due anni fa, quello sta cittadino. E dobbiamo passare a lavorare internamente, democraticamente, per ritornare ad avere dei programmi condivisi da presentare e non aspettarci, oddio, adesso ho detto questo, vuoi vedere che domani quell'altro mi sbugiarda, oppure nel rapporto con i giornali, con l'opinione pubblica, chi sono i referenti, quelli che sanno cosa si dice. Se poi Staterini oggi mi fa una dichiarazione e Bonino me ne dice un'altra, ferme alcune cose che sanno ancora loro, ma che non vengono condivise dalla base, perché la base non c'è. Il centralismo democratico. Sì, d'accordo, qualche volta. Però voglio dire, io voglio sapere se uno mi fa una domanda cosa rispondergli. Se certe cose non si fa più, io credo che sia anche da perché qualcuno non, forse non si è
io volevo fare alcune, come dire, considerazioni su quello che ho ascoltato dall'intervento di Alberto e da quello di altri. Il problema che Alberto denuncia di comunicazione, il fatto che quando parli la gente non sa chi sia i radicali, beh, io francamente ho una sensazione molto diversa. Raramente mi capita di trovarmi di fronte a una persona che non sa chi sono i radicali, quale sia la fisionomia dei radicali. E non è una cosa che riguarda soltanto il passato. A questo ci pensano già i radicali stessi a tornare sempre sulla questione del divorzio, dell'aborto, eccetera, eccetera. Ma in realtà, se noi guardiamo le cronache, cioè parliamo dell'oggi, le iniziative politiche salienti non vengono né dal governo, non vengono da nessun partito. L'unica questione che emerge è stata questa faccenda dei referendum, se parliamo dei partiti. Il resto, scusate la mia presunzione, ma è il nulla totale. Sì, ma noi abbiamo sicuramente dei problemi chiamiamoli di organizzazione interna. O stagnazione dell'Italia. No, sì, ho capito. Ma questo è stato che noi abbiamo sicuramente dei problemi, ma non abbiamo certamente i problemi delle proposte politiche. La stagnazione di cui parla Renato è invece il panorama dominante, assoluto. In un certo senso è un compito abbastanza facile, in una situazione totalmente piatta, deserta e omologa, dove tutti quanti fanno le stesse cose, dove tutti quanti mirano soltanto alla conservazione dell'esistente, da sinistra a destra, quando vengono fuori delle cose che riguardano i meccanismi più importanti, più profondi della vita pubblica. Allora non si può dire che i radicali non si sa che cosa vogliono adesso, i radicali si sa che cosa vogliono. E noi ci siamo impegnati su delle cose molto precise, non sono cose, così, dei riempitivi. Questa è la cosa che... sì, certo, poi Dario ha ragione, ci sono dei problemi. Io mi pongo un discorso, che cosa faccio io dentro i radicali. Tra l'altro io non sono sempre stato radicale, come tutti voi sapete. Sono arrivato a quello perché sono partito da una mia visione della politica e ho scoperto che poi questa visione era coincidente, quasi del tutto, con quella dei radicali. Ci sono arrivato contento. E questo, se questo ho potuto fare io, vuol dire che questi radicali non sono un'entità così definante, così decadente, anzi. Come tu la descrivi dagli anni 0,3% è declinante e decadente. Sì, ma noi abbiamo avuto alti e bassi. Abbiamo avuto un 9% alle europee, abbiamo avuto. Non mi fate fare per dire sua storia, perché mi sembra assurdo. Sì, no, per appunto, per, voglio dire, ci sta questa cosa, perché poi c'è un problema fondamentale che tu hai citato, cioè il problema che per esempio i radicali possano essere scavalcati dal Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è venuto nel negozio dei radicali, si è comprato una serie di cose e se le fatte proprie. E noi ci va benissimo. Senza pagare. Però ci, senza pagare, gratis. Noi sempre gratis diamo le cose. Non è che... Ma c'è un problema fondamentale. Noi con il Movimento 5 Stelle abbiamo poco da spartire rispetto a questo. E non è soltanto per il fatto, che loro hanno imbroccato un modo di comunicare, no, il problema fondamentale è che loro riescono a drenare consenso, anche loro, come altre forze politiche che si dicono a disposizione, trasformando dei discorsi che sono veramente importanti, come quello della legalità, come quello della trasparenza amministrativa, come una clava da menare in testa a qualcuno anziché qualcun altro. Questo è un discorso che a noi, per la nostra cultura, per la nostra storia, appunto, è impedito. Non possiamo fare. Noi non possiamo fare altro che continuare a parlare anche con quelli,
con i quali vorrei, ai quali vorremmo tirare una bella forte in testa, perché voglio dire, la tentazione c'è sempre. Sono non violento. Sono non violento, però vinci con i coglioni lo stesso. E ci sono come delle modalità. E voglio dire, Pannella, possiamo dire tutto il male del mondo, quasi ci mettiamo a parlare, non facciamo. Però c'è un discorso che va chiarito. Tenere alla forma in cui tu comunichi certe cose significa comunicare una cosa anziché un'altra. Quando tu dici i mezzi, i fini, eccetera, eccetera, non era sempre detto e fatto di vedere che nei fatti ci sta esattamente il contrario di quello di cui tu lo accusi. Qui non è un tizio che pur di ottenere qualsiasi mezzo vada bene, no, i mezzi che usa sono sempre quelli che in qualche modo lo rendono riconoscibile come persona, e noi vogliamo essere riconoscibili come persone. Noi siamo persone che fanno politica. Il discorso del partito è un discorso che parte come lui, che riguarda, non è un discorso di linea, cioè io devo sapere il partito che cosa fa. Io faccio quello che faccio, sono convinto di essere coerente con le idee radicali, non ho timore perché Pannella mi dica che te lo faccio, se io faccio una cappella. Sono sicuro che è stato sempre così e che questo è un fallimento dal punto di vista del risultato elettorale, fermo restando che sia giusto, però non funziona dal punto di vista elettorale. Ora io sono molto in pace con me stesso, ma se sono in politica perché voglio in qualche momento arrivare al governo, cioè a realizzare le cose che voglio. In questo modo non ci servirà mai. Ora mi dispiace che magari questa cosa che non si è sentito. Concludo questa cosa. Il discorso è sempre del trovare una linea di minor resistenza per il proprio obiettivo. Il rischio è invece che possa avvenire il contrario, che pur di ottenere il consenso tu ti dia un obiettivo che poi è altro rispetto a quello che ti è imposto. Questo è un rischio che noi non possiamo correre. Oddio, in teoria non dovrebbe correre nessuno, però noi sappiamo che, come dire, le cronache ci raccontano un'altra storia. Vi ringrazio. Ne fanno parte gli altri amici, il tesoriere che adesso verrà a riferirci sulla gestione finanziaria di quest'anno, ma anche perché avendo io scritto l'ordine dei lavori pensavo di dare una mano, in effetti la povera Eleonora ha avuto pochi altri da guardarlo, Roberto non molti più, in realtà perché ci organizziamo anche un attimo tra di noi. Quindi siamo alla fase del dibattito generale, non so se ci sono quanti iscritti a parlare, uno per adesso che è l'onora, però invito tutti a farlo anche più volte, visto che il vantaggio di non essere troppi, diciamola così, è che sì, possiamo anche dilungare, avremo 10 minuti, ma molto saggiamente l'onora non li sta chiamando perché insomma non abbiamo problemi di scolamento particolari. Dopodiché magari se siamo d'accordo, facciamo in maniera diversa, potremmo fare una pausa per mangiarci una cosa e, finito il pranzo, presentare le mozioni, ma in realtà anziché mangiare uno scrive di parte, perché altrimenti anziché fare discussione mentre qualcuno parla non è carino, meglio evitare di mangiare che evitare di ascoltare. Se siete d'accordo, in maniera tale che quando riempiamo discutiamo le mozioni, modifica lo statuto e poi proseguiamo. Quindi se siete d'accordo, mi pare che siete entusiasticamente d'accordo. Faccio questo per mangiato. Non ho capito. Faccio questo per correggere. Assolutamente. No, possiamo, abbiamo tempo, almeno sì, direi un'oretta. Scusatemi, però c'è Leonora che è spinta a parlare. Sì. Ho bisogno di informazione, ma il pranzo è vegano antispecista. Multiculturale. Quindi la parola a Eleonora Palma Zuccolani. Acceso? Sì. Allora, innanzitutto non pensavo di iniziare l'intervento difendendo Pannella, anche l'appartenenza.
attenzione all'associazione considerata eretica che è Legge Radicale, appunto nominata più volte per la famigerata mail inviata sulla scelta di non raccogliere principalmente per motivi di ordine pratico, visto anche il numero di firme che aveva il Veneto, paragonato al numero di firme che aveva esempio l'Emilia Romagna, che era esattamente la metà, noi eravamo 2000, loro 1000, quindi poi quando sono venuti a dirci ah, ma cosa ci voleva, beh, oddio, non c'è il doppio. Comunque, a parte queste rimembranze, io difendo Pannella perché credo che Davide abbia ragione, bisogna riempirci quei vuoti, chi ha una proposta seria, alternativa, che si proponga, cioè se Marco riesce con delle cose anche geniali come quella di far firmare tutti e 12 referendum a Berlusconi, io quello lo vedo come una generata di Marco che ha salvato anche il referendum, perché io nella mia esperienza a Venezia, dove ho supporto le firme insieme a un bravissimo compagno che è Alessandro Pomes e anche grazie ai compagni di Mestre, però ecco questi erano i numeri che avevamo. E dal momento della firma di Berlusconi c'erano le file, prima non c'era nessuno, prima noi raccoglievamo in 4 ore 30 firme, 40, e dopo ne raccoglievamo anche 3 volte tanto. Quindi ecco, non serve solo fare una critica a Pannella se poi non abbiamo un qualcosa da dire, e un qualcosa da dire non può essere andiamo al congresso dei radicali italiani chiedendo di sciogliere internazionale. Perché non ha senso dal punto di vista statutario, cioè bisogna seguire le regole che noi stessi ci diamo. Quindi questa è la parte, diciamo, di difesa. In realtà volevo intervenire per ringraziare il compagno Abruzzesi, fin da quando si stava in vacanza a Pescara ho avuto questa geniale idea di dire ma sentiamo chi sono i compagni che ci sono qui. E da lì è nata oltre che una notizia personale, anche proprio un punto di scambio importante dal punto di vista politico. Mi è stato utile leggere le email che arrivavano in modo torrenziale da parte di iscritti a Abruzzo e sostenitori, credo, Abruzzo, perché ho visto che tutte le associazioni hanno gli stessi problemi. Cioè le cose di cui noi su ci lamentiamo, i problemi, ad esempio, abbiamo avuto a rapportarci con due comitati referendari e non con uno, anche perché spesso arrivano notizie, se non in contraddizione, però incomplete da uno e dall'altro, con richieste di tempistiche diverse, invii diversi, fatto il pacco diverso, cioè era tutto molto complesso per pochi compagni quali eravamo. Allora vedere che anche in Abruzzo, quindi in una regione lontana, ma poi neanche troppo, insomma, avessero le stesse problematiche è stato utile. Per quello io invito tutti i radicali che magari ci ascoltano tramite le Liberi TV a prendere la tessera di un'associazione, di un'altra associazione, chiamiamola territoriale, o di un altro posto, perché è uno scambio politico prima di tutto. Quindi per me mi arricchisce molto avere questa tessera e la rinnoverò anche negli anni a venire, cercando di venire anche al congresso. E poi per i discorsi che sono stati affrontati anche per il congresso di radicali italiani, trovo interessante la proposta di Dario, perché noi nell'ultimo congresso, così come credo negli ultimi anni, eravamo più concentrati sulle mailing list che sulla politica, e quindi il referendum è stato una boccata d'aria fresca, comunque vado a finire, perché ci ha permesso di fare quello che sappiamo per meglio, cioè andare in strada, di parlare con le persone. Io credo che ho incontrato in questa campagna referendaria persone di qualunque ceto, età, ho raccolto la firma di una esile istriana, nata nel 1920 mi pare, che mi ha raccontato cosa voleva dire essere esili a Trieste e che si lamentava del fatto che avessimo una bandiera con lo sfondo rosso, perché per lei era qualcosa che le ricordava un passato terribile. E poi avevamo ragazzi che potremmo definire quasi pancabestia, che stavano per terra con la mangiare pizza con i cani, che quindi è rimasta a firmare il quesito sulla droga grazie ad esempio al video che è stato diffuso in internet nelle ultime settimane, che anche se aveva una forte imprecisione perché parlava di depenalizzazione, invece il referendum era sul carcere, insomma sul togliere il carcere e lasciare la pena pecuniaria, quindi
sì, c'era un problema che era stato segnalato anche da Rita Bernardini, però è andato a fondo quel video. Da noi sono arrivati un sacco di ragazzi perché avevano visto il video, quindi anche il discorso che sentivo prima sulla guerra digitale, sul fatto che siamo rimasti un po' indietro lì, ecco, da lì dovremo, da questa consapevolezza dovremmo ripartire, magari anche a livello di piccole associazioni come siamo, chi è in grado di usare social network, fare video, eccetera, che lo faccia, perché effettivamente almeno quello ha funzionato secondo me molto bene. E poi ecco, appunto, se al congresso arrivassimo con già delle idee chiare e non introversi sulla solita polemica, radicali italiani sì, radicali italiani è più radicale, è meno radicale, in realtà c'è più radicale con la R maiuscola, minuscola, senza R, eccetera, quello non sarebbe male, perché ecco, l'ultimo congresso effettivamente forse è stato dal punto di vista molto del tempo, come anche le proposte. E io spero che l'esperienza referendaria sia servita a tutti per ricompattarci. Ora sicuramente avremo dei momenti di sfondo, comunque di riflessione, perché le problematiche ci sono state. Ad esempio, io ho notato che appunto spesso siamo stati a dire ringraziamo il PDL per l'apporto, poi in realtà anche qua è una questione molto geografica. Paradossalmente noi a Venezia senza il PSI non abbiamo raccolto neanche una firma, perché noi abbiamo avuto un consigliere comunale di Venezia del PSI, Luigi Giordani, faccio più il nome perché è stato eccezionale. Ad esempio lui è venuto dopo un consiglio comunale sul casino di Venezia, che appunto era la privatità, che è finito alle 7 di mattina, lui alle 9 è venuto in carcere a prendere le verifiche con noi. E questo, allora poi leggere su alcune video o su Facebook, il PSI non fa niente, qua di là, ecco, contestualizziamo, così come noi, anche altri partiti hanno avuto persone locali, alcuni hanno lavorato, alcuni meno, ad esempio noi col PDL non abbiamo avuto questi rapporti, non ci hanno fatto sapere, sapevamo che hanno fatto dei tavoli, ma non ci hanno fatto sapere nel numero di firme, io non ho idea se gli obiettivi su Venezia sono stati raggiunti. So per certo che ci hanno chiesto se per caso potevamo certificare noi le due firme. Voglio dire, noi su Venezia siamo in due, ovviamente hanno detto, ma insomma abbiamo già difficoltà noi, infatti per i nostri studenti purtroppo molti li abbiamo mandati a Roma. Quindi ecco, io spero che sia andata meglio, che sicuramente è andata meglio altrove, però non darei le pagelle a livello nazionale su una campagna che è locale. Quindi prima di dire questi non hanno portato le firme, questi ne hanno portati, le conterei e soprattutto andrei a vedere le singole situazioni, che appunto noi senza il PSI non avevamo l'autenticatore. Grazie.